Signori, bentornati in un nuovo video di Minecraft. Oggi ci troviamo nel Minecraft Hardcore come al solito e siamo nell'episodio 4. L'obiettivo di oggi era concludere questa piccola zona sotterranea. Infatti i materiali che ho già utilizzato un po' li ho lasciati qui sotto, ho già portato giù i libri e l'enchanting table che ci serviranno più tardi. Intanto iniziamo a finire di piantare tutte ste legnate. E non credo nemmeno ci basterà, quindi dovrò andarne a raccogliere ovviamente altro. Infatti me ne serve ancora un po', quindi andiamo subito a raccoglierlo. Prima si dorme perché è notte. La foresta più vicina che abbiamo è qui, quindi andiamo subito a rubare tutto il legno che troviamo. Così può benissimo bastare. Andiamo qua sotto e concludiamo i pilastri. Benissimo. Ora ci serve sicuramente di finire anche la parte non... Oddio, potrei fare che ci metto delle ceste all'interno e lo fungo da magazzino, che non è una brutta idea. Tipo così all'interno ci mettiamo delle ceste. Però non saprei come potrebbe venire. Ovviamente solo in alcuni punti precisi li metteremmo, perché sennò diventa un casino. E ho già finito il legno, che questo qua lo voglio tenere per farci altre cose. No, avevamo questo, ok, perfetto. Servirà tutto in slab. Facciamo ne 18 per ora. E ovviamente le chest, cominciamo a farne un po'. Ovviamente siamo in periodo Natale, quindi abbiamo le ceste natalizie, anche se questo video non credo uscirà a Natale, ma un po' dopo. Ah, oh, mannaggia. Così non è una brutta idea, eh? Magari ci facciamo un pilastrino giusto qua al centro con il legno che ho appena già finito. Però potremmo anche solo usare queste. Non è male, non è male. Ci servirà un bel po' di legno, quindi ci vediamo non appena avrò rotto tipo 4 asce diverse. Rotta l'ascia finalmente. Questo lo scaveremo a mano. Credo di aver disboscato abbastanza sta zona. Sì, parecchio. Ho fatto un bel casino. Ma niente, comunque abbiamo raccolto il legno che ci serviva. O almeno spero che bastino 3 stacche e mezzo. Giusto, dobbiamo dare da mangiare alle mucche. È finalmente ora. Oh, sono spawnati 2 villager dentro le mucche, ok. Salve. Tu. Vieni. Cerchiamo di dare da mangiare un po' a tutte. Abbiamo dato tutte, ok, dovrebbero essere finite più o meno. Un po' ai piccoli, perfetto. Ora dovrai cercare di uscire. Ok, bene. Vabbè, i villager rimarranno lì dentro. Ok, ora dovrebbe essere possibile fare un bel po' di chest. Diciamo che usiamo 64 per fare solo chest, così me ne faccio un bel po'. 32 basteranno per un po' di tempo. Ora, qua c'è da piazzarne altre, oppure lo teniamo così? Io ho pensato si potrebbe fare una roba del genere con queste. Poi qua tanto ci va il legno e basta. E ora ti farmi un'ascia in diamante, sono stufo di rompere le cose con gli utensili di schifo. Poi ne abbiamo provati un bel po' l'altra volta, quindi sicuramente 3 li possiamo utilizzare. Tanto meno che non ho ancora fatto il piccone in diamante. Come siamo messi a obiettivi, signori? Gli obiettivi ce li abbiamo su. Io voglio questo tasto. Allora, non ho ancora fatto un piccone di pietra, è vero, perché lo abbiamo evitato di fare, visto che abbiamo trovato le cose di ferro. Poi sicuramente dobbiamo fare hot stuff, che è molto semplice. Andare nel Nether non sarà difficile. E poi tutti questi li completeremo pian piano, sempre se riusciremo. Ora, qua è successo un bel casino con... C'ho ancora picconi di ferro, no? Quindi dopo questo ce lo facciamo in diamante. Allora, saliamo. Via la chest. Questi 2 pezzi vanno bene così.
Farai così e adesso bisogna cercare il modo di renderlo più carino, o anche così va già bene, non saprei. Magari gli mettiamo giusto qua una torcia. No, non una torcia, perché quella torcia è brutto. Vorrei utilizzare le lanterne. Andiamo a fare un po' di lanterne. Se ne facciamo una ventina basteranno, credo. Ovviamente non abbiamo il ferro cotto, quindi lo mettiamo subito a cuocere. Pepite non ne ho, ho solo queste. Però dovrei aver raccolto un po' di carbone. No, abbiamo solo questo. E ne facciamo. Sì, così dovrebbero bastare. Così dovrebbero bastare. E le mettiamo appunto per terra. Non so se mi convince più di tanto, però proviamo a replicarla in tutti gli altri angoli. Credo che aggiungerò in tutti i posti questi dettagli qua, così che se dovessi salire in alto almeno non vedo la parte di pietra e rimane tutto bello decorato. Piccolo problema, se c'è tutta la gravel mi dovrò rompere le palle. Non ci credo, non sono bastate le chest. Qua me ne serviranno ancora. Allora, sicuramente una sopra. Poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E poi ce ne andranno 8 e 8, quindi in totale 24. Così ne abbiamo 8, altre 8, un'altra. E altre 7, perfetto. Ci mettiamo questa. Questo non andava rotto. Adesso ci mettiamo questi. Adesso facciamo così. E voilà, anche la terza parete l'abbiamo fatta. Chiudiamo qua. 1, 2, 3, manca l'ultima. Bene, anche l'ultima parete l'abbiamo conclusa. Direi che comunque non è venuta male, questa piccola parte che abbiamo già fatto. Però mi sembra poco illuminata, quindi andrei ad aggiungere una lanterna sopra ogni pilastro. Tipo una qua. Ah, è vero, possiamo appenderle al soffitto, quindi modifichiamo queste. Intanto cambiamo i blocchi e facciamo così. Molto meglio, molto molto meglio. Anche per questa. Perfetto. Qui mettiamo l'altra lanterna. No, ok, ce ne manca una. Così è molto meglio, sì. Mi piace anche. Mi sembra. No, ok, è dritto. Mi sembrava decentrata tutta la zona. Ora il pavimento avevo pensato di farlo in un modo un po' particolare, ovvero di congiungere queste due zone in ogni angolo delle chest, così che sembra un po' più carino. Poi la parte esterna la finiamo, quindi aggiungiamo tutto bene, e tanto qua all'interno ci metteremo altra roba. E poi qui per terra pensavo di fare una specie di angolatura più centrale. No, ok, così. Così è già meglio. Sì, così ci sta. E poi adesso ci aggiungiamo le slab. Qua dovremmo spostare tutta la roba che c'è dentro. Però qui dopo per terra ci mettiamo le librerie con l'enchanting table. Qua togliamo la crafting e mettiamo questo. Qui dentro ci andranno tutte le librerie. Portiamo su. Anzi no, cominciamo a mettere via un po' di materiali. Tipo qua facciamo la zona delle cose della natura, magari. Tipo cobblestone, che tiriamo già fuori. Cavolo, ne ho parecchia. E adesso ci aggiungiamo anche la terra, i fili, questi, frecce che tanto non ci servono. Anzi no, queste non sono
natura, sono più roba che c'entrano con altro. Poi chest la leviamo. Qua dentro posso aggiungerci ancora la terra, questi fiori, la lana anche e basta. Qua la cesta la lasciamo perché ci servirà più tardi e dovremo portare giù tutta sta roba, quindi facciamo così e la lanciamo di sotto. Allora, terra, fiori e robe simili le possiamo mettere tutte. Ossa pure, questo anche, armor shelly. La pelle no per ora perché ci serve. Mentre magari di qua ci mettiamo le cose che pensa vadano col legno, tipo queste, le slab, anche il vetro perché potrebbe mischiarsi abbastanza. È un magazzino che non sarà proprio ordinatissimo, sarà un po' a logica mia, ovvero che non esiste una logica mia perché non ce l'ho, quindi ci butterò dentro un po' tutte le cose a caso. Infatti anche sta cesta è fatta un po' a caso. Vetro, sì, ok. Guardate, Massima, perché no? Mettiamoci dentro tutto quello che trovo, tanto. Ora l'enchanting andrà per terra, credo. Questa non è un enchanting table, ok. Poi di lato le slab e poi le librerie che dobbiamo craftare, ovviamente. Magari qui al posto di metterci queste robe ci mettiamo la crafting e altri tipi di cose. Vabbè, certo, ovvio, non si possono craftare così le librerie, bisogna farle con i libri. Vediamo se si aggiorna così. No, non si possono mettere le slab, infatti. Allora faremo una roba. Tanto così abbiamo uno strato e siamo già di ciò. Poi facciamo che modifichiamo il pavimento solo. E lo facciamo con le slab. Solo che vorrei renderlo più luminoso, quindi togliamo gli angoli, rompiamo anche sotto, più o meno, vetro ce ne basterà poco. E poi ci mettiamo dentro le lanterne, che però andranno posizionate a modi di penzolone, quindi le facciamo un po' così. Le attorniamo con sempre la pietra, che va benissimo. E facciamo la stessa cosa per le altre. Qua dietro non so cosa ci voglio ancora mettere, però possiamo iniziare ad abbellirlo con. Sì, sempre pietra, ormai è diventato il blocco principale di sto mondo. Magari ci mettiamo la mola e l'incudine, anche se non credo di avere abbastanza ferro. 9, non ne ho altro. Allora dovrò andarlo a scavare. Perfetto, ora che abbiamo preso un po' di ferro, lo rimettiamo a cuocere e aspettiamo. Nel mentre concludiamo la parte di magazzino. Basterà solo fare così. Così. Qua. Eh sì, anche qua ci vuole questo. E qui. Boh, sì, dai. Ma potremmo anche unirle tutte, sapete? Facciamo una specie di vasca di lanterne. Così. Però prima bisogna mettere il vetro, lo mettiamo anche ai lati, cambiamo con la pietra, anche qua, e poi lanterne qui e qui, e adesso devo risalire sotto, ci mettiamo una roba del genere, e beh, non mi dispiace sinceramente. L'unica cosa che mi dà fastidio è lo scalino che abbiamo creato qua, non mi piace, lo devo modificare un po'. Anche ai lati. Facciamo più largo semplicemente. Scavando 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Poi anche qui. Qua metteremo le slabettine. Qua la pietra. Qua di nuovo slab. Molto meglio. Qua rimettiamo tutte le slab. E adesso. No, era giusto, ok. No, c'è qualcosa che non quadra. Ah, così. Ora sì, qua manca di scavare l'esterno. Ora sono uguali da tutte le parti. L'unico problema. Allora, intanto spero che despawni quel pezzo lì. Poi, qua sì, ora si può mettere la crafting. E ci facciamo anche altre librerie, però non ho pelle, quindi è ora di fare un po' di casino con le mucche. Le lasceremo un po' in vita, però non tutte.
Intanto abbiamo cotto tutto. Salve. Salve. Ah no, giusto, devo andare a uccidere le mucche. Volevo dire a... vabbè. Salve, come va? Mamma mia, sono un botto. Mi dispiace, signore. Allora, quanto abbiamo raccolto? Abbiamo ucciso Swoke? Allora andiamo avanti. Così potrebbe bastare. Prendiamo giusto ancora un paio. Va bene. Adesso potete ripopolarvi. Sono già tornate un botto, vabbè. Comunque, ora abbiamo abbastanza pelle, ma non abbiamo le canne da zucchero, quindi andiamo a raccoglierle. Oh no, ha spawnato un pulcino. Il blocco di erba ti ha salvato. Pigliamo tutto. Sono già pieno, qua fino in fondo. 15 più 74. Ah, ecco, mancavano due. Qui sono 18 più 63. Perfetto. Credo che prima o poi farò una bella farm di grano anche. Mentre ora potrà bastarci il cibo che abbiamo fatto. Abbiamo un po' di carta e facciamo un po' di libri. Così bastano. Adesso il resto della pelle la mettiamo via. E facciamo altre 9 librerie. Se ci bastano i libri. Bene, sono giuste. Le mettiamo tutte attorno. Così bastano. 28, ne mancherebbe ancora una. E quindi facciamo così. Così allora. Ok, ne aggiungiamo altre due di librerie, così giusto per... Non abbiamo abbastanza pelle, non abbiamo abbastanza carta, ovviamente. Quindi andiamo a prendere altre due canne da zucchero. Oh, un villager inutile, perché ha il maglione verde, quindi non potrà fare mai scambi. Ora abbiamo anche l'ultima libreria e siamo a posto. Arriviamo a livello 30, vediamo se abbiamo Fortune 2. Novantropod, beh, niente di interessante. Unbreaking, facciamo questa benedettissima anvil che lasciamo qua, la mola qua. Fastidio, che mannaggia. Cose di natura le lasciamo qui, frecce qui, qui c'è del cibo e potremmo fare la farm di patate anche. Però ora ci manca di finire tutta la parte qui e non so che cosa metterci. Qui magari facciamo una specie di roba storta, così. Ah, ho finito già il legno. Vabbè, facciamo così. Sapete che non è male così? Sì, abbiamo recuperato dello spazio esterno. Se aggiungiamo delle slab qua... Ma dai, non è brutto, eh. Ora ci manca la parte esterna, come ho detto già. E non so bene di che cosa farla. Possiamo usare il legno chiaro, oppure possiamo usare un altro tipo di materiale. Se usassimo così... ovviamente metteremmo a metà e in cima le lanterne, però... Non so bene come potrebbe venire. No, non mi piace. Ci vuole un materiale più carino. Infatti scelgo di metterci... Beh, la... di Y-Late. Quindi lasciamo tutta la roba qua. Il legno. E anche il vetro. Ferro. E mettiamo le chest che ho raccolto. Beh, le mettiamo qua. Mannaggia. Sia mai che devono mancare dei particolari, eh. Una... E due. Credo che questa stanza possa essere conclusa, cioè la parte bassa. Ora ci manca tutto il resto. Quindi ci vediamo quando avrò scavato un pochettino, almeno
due o tre stack di deep slate prima dormo. Così può bastare, raccogliamo gli ultimi pezzetti. Guarda che ne ho presa troppa, letteralmente il piccone a metà, quindi ho scavato un bel po' di blocchi. E niente, mi tocca risalire a casa prima di esplodere. Abbiamo cotto tutto il cibo, finalmente. Le lanterne le leviamo dalla seconda mano. Per ora mangiamo la carne marcia, tanto siamo in casa, non ho bisogno di leggermi da niente. Quindi è ora di fare un po' di deep slate, quella bella. Ok, così, così e così. Se avevo un pezzettino in più, almeno non mi rimanevano dispari. Così può bastare. Ora dobbiamo scegliere il pattern che vogliamo utilizzare. O questa o quella lavorata, diversa, questa qua. Ma vi direi che possiamo usare entrambe. Tipo un pezzo così, due normali. Ah, ci sono! All'interno ci mettiamo la lanterna, tra i due pattern storti. Ci mettiamo così, con all'interno la lanternina. L'unica cosa è che il centro lo facciamo al contrario, così che sembrerà diverso. E anche qui ci mettiamo una lanternina. Sì, sarà bello illuminato, anche senza shaders. Cioè, senza shaders ovviamente non è Minecraft, perché vedete com'è brutto. Poi se rimettete le shaders diventerà tutto più bello. E niente, ripetiamo il pattern per tutte le altre parti. L'unica cosa è che ci mancano le lanterne. Ce ne mancano per la precisione altre 6. E andiamo a farle. 6 lanterne. Vabbè, ovvio, il ferro ce l'ho di sotto, io salgo di sopra. Giusto. Dovrebbero, allora, 6 lanterne, sono 36 di ferro. Quindi, precise. Ah no, sono 4, sono stupido, non so neanche calcolarle. Ci serve un altro po'. Ho finito le torce. Ah no, ecco dove avevo messe. Visto che non ho voglia di craftarle, facciamo così. 6 lanterne e continuiamo così. Non ci credo, il dietro è rotto così. Allora ci metteremo anche qui la nostra amica stone. Bricks. Qua. Non ci sta neanche male insieme. Qui abbiamo già finito. E adesso veniamo di mettere le altre. Lì sopra ci va questa. Molto carino come pattern. Magari si potrebbero mettere delle slab. Sì, delle slab ci starebbero molto molto bene. E anche qui alterniamo, facendo al contrario effettivamente. Ovvero qua quella diversa. No, perché sembrano troppo diverse dopo. Anche se in verità qui forse non ci servono. Piuttosto ne mettiamo una qua, una qua. No, dove ci sono le ceste? No. Solo dove c'è, sì, così sta quella del suo pattern, così. E poi qui ci mettiamo le scale in legno, sì. Oh merda, non si può mettere la roba. Vabbè, il sopra lo lasceremo senza, mentre tutti gli angoli li facciamo con la stessa, perché è il pattern uguale. E adesso ci mettiamo a fare anche le scalette di, forse di spruce ci stanno meglio, quindi andiamo a prendere lo spruce. Prendiamo giusto tutto questo albero, che dovrebbe essere sufficiente. Si poteva scavarne un po' meglio, eh? Non ci salgo lì io. Così. Veniamo di sradicare tutta sta roba. Aia, il mio non rimane su mezz'aria, bene. E ho finito lo spazio. Perfetto, torniamo a casa. Ed eccoci qua, finiamo gli ultimi pezzettini di casa. Ho preso addirittura anche troppo legno, però basterà sicuramente. Tutta questa pietra la mettiamo via. Magari qua sopra facciamo deep slate, sotto vediamo. Tanto buttiamo dentro tutto. Qua abbiamo da fare le scale di spruce e le mettiamo tutte qui. Sì, effettivamente questa è tipo la stanza migliore che ho buildato nella mia vita su Minecraft. Mi dispiace un po' per la parte sopra, che non si può decorare più di tanto, però per ora va bene. Ci togliamo anche lo sfizio e ci facciamo magari un enchant, se abbiamo dei lapis. Non abbiamo dei lapis, quindi non possiamo farlo purtroppo, però l'obiettivo di oggi era costruire questa stanzettina, quindi siamo a posto. Quindi l'obiettivo è raggiunto. Nel prossimo episodio vorrei non spoilerarvi che cosa faremo, ma faremo un big progetto. Infatti, che cazzo ha quel blocco di cobblestone?
Infatti ora andrò off camera e giocherò per un paio d'ore. Sì, mi faccio un bel riposino, poi giocherò per un paio d'ore e raccoglierò tutti i materiali che mi serviranno per creare il progetto. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!